La mongolfiera per salire in alto ha bisogno di scaricare i pesi. Così l'anima, per elevarsi al cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi che sono i peccati veniali. In questo modo Carlo Acutis spiegava ai suoi bambini del catechismo che cos'era la confessione. Lo faceva con la semplicità di chi aveva compreso tutto già a 15 anni. E poco dopo, il 12 ottobre 2006, finiva la sua vita terrena a causa di una leucemia fulminante. Adolescente, aveva percorso l'autostrada per il cielo, accostandosi ogni giorno ai sacramenti, facendo l'adorazione eucaristica, recitando il rosario, ma soprattutto tendendo la mano agli altri. Della straordinaria avventura di Carlo Acutis parlano il giornalista dell'Osservatore Romano, Nicola Gori, nel suo secondo libro sul giovane, Un genio dell'informatica in cielo, e un documentario prodotto da Officina della Comunicazione, presentato presso la Filmoteca Vaticana. Nella semplicità si vede una profondità incredibile, perché per la sua età era un trascinatore, cioè nel senso vero della parola, è riuscito, parlando e con l'esempio soprattutto, a convertire i domestici di casa. Siccome la famiglia era abbiente, avevano i domestici indù, e questi si sono convertiti, hanno chiesto il battesimo dopo che Carlo gli ha fatto una catechesi quotidiana. Un ragazzo uguale agli altri, che ha vissuto in pieno la sua adolescenza, sportivo, patito di internet, amante dei viaggi e della tecnologia in genere, ma con una passione vibrante per la santità. Quando ci si mette di fronte al sole, diceva, ci si abbronza, ma quando ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia, si diventa santi. Gesù, il suo amico, il suo cuore, la mamma di Carlo, Antonia. Era aperto con tutti, ecco. Quando c'è stato il funerale, una cosa che mi ha colpito, che era tutta la chiesa piena e anche fuori c'era gente, non riusciva a entrare. Vedere tanta gente, musulmani, indiani, pakistani, guardi, una cosa, e dico, ma chi è che l'ha invitata tutte queste persone? Erano tutti amici di Carlo, capisce? Lui veramente, per me è stata una anche dal funerale ho scoperto dei lati di Carlo che io come genitore non ero così consapevole, ecco. Mentre si sta per chiudere la fase diocesana del processo di beatificazione, gli accessi al suo sito, dall'Alaska all'India, continuano ad aumentare. Sono 50.000 le visite a settimana. La mostra sui miracoli eucaristici che lui aveva realizzato ha visitato i 5 continenti. In Francia c'è un liceo a lui dedicato, numerosi gruppi di preghiera legati a Carlo e alla sua spiritualità. Matteo Ceccarelli, regista del documentario La mia autostrada per il cielo, ha scoperto Carlo mentre stava lottando contro una malattia oggi risolta, trovandolo poi in un'immagine speciale. L'immagine sta alla fine del documentario, e quando lui si guarda a uno specchio all'interno di un negozio qualsiasi, un bazar, e si autoriprende con la telecamera, apre l'occhio e guarda se stesso che si riprende. Ecco, forse quello era proprio Carlo, c'era uno sguardo su tutti, no? Era lui stesso che guardava il mondo, e quella è l'immagine che, insomma, su cui mi identifico di più. La felicità, diceva Carlo, è lo sguardo rivolto verso Dio. La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. Una semplice e grande verità.